Agli ordini dell'arbitro Bruno Grasso di Santo Stefano Belbo con il giudice di battuta Davide Grosso che arriva da Chiusapesio insieme al portacalce Thomas Calandri stanno per scendere in campo le due squadre che si daranno battaglia in questo Sferisterio Monregalese. Ci troviamo a pochi passi da Morozzo, dal territorio comunale di Morozzo, dove c'è un castello proprio qui alla nostra sinistra, a sinistra di questo Sferisterio, naturalmente in base all'inquadratura che state vedendo in questo momento, ma il territorio è della città di Mondovì, anche se ci troviamo distante da una decina di chilometri dal centro monregalese. Siamo un po' a metà strada tra Mondovì e Cuneo. Pronti, dicevamo, i giocatori che sono in area di battuta per rifinire la fasciatura e sono pronti per scendere in campo. Vi anticipo che le squadre sono titolari. Direi che possiamo andare con il nostro regista Andrea Icardi a leggere la formazione dell'Acqua San Bernardo San Biagio con Andrea Pettavino, capitano e battitore, Alessandro Benso nel ruolo di centrale, Andrea Giraudo terzino al muro e Andrea Aimo terzino laterale. Tra l'altro avete notato che ci sono ben tre Andrea su quattro giocatori in campo. A disposizione Leonardo Curetti con il direttore tecnico Diego Fazzone. Per quanto riguarda invece l'araldica Castagnole Lanze, che vedete arrivare in campo con le maglie bianco e rosse, Enrico Parussa, capitano e battitore, Davide Amoretti, che dopo qualche problema fisico ritorna in campo questa sera qui a San Biagio Mondovì, Davide Amoretti nel ruolo di centrale, Michele Vincenti terzino al muro e Andrea Bianco al muro e Michele Vincenti terzino laterale. A disposizione c'è Fabio Bertorello con il direttore tecnico Flavio Dotta. Pronti a cominciare, sarà Andrea Pettavino a battere il primo pallone di questa partita. Andrea Pettavino che potrà godere in questo match contro Enrico Parussa di 3 metri di vantaggio in battuta. Ed ecco il primo colpo di questa partita di Andrea Pettavino. Ed è Andrea Aimo sul ricaccio non troppo felice, sul primo ricaccio non troppo felice di Parussa, a mandare la palla sul fondo e a conquistare il primo 15 della partita. Padroni di casa che passano in vantaggio 15-0. Mando un saluto agli amici che ci hanno ospitato nelle prime puntate di questa nuova stagione di Pallapugno, la stagione 2023 in cui verrà assegnato il 101esimo scudetto. Abbiamo cominciato a Cuneo, poi siamo stati ad Alba e lo scorso fine settimana, sabato scorso, a Dolcedo in Liguria. Alessandro Benso mette il pugno, il suo capitano dice che forse poteva anche tirarci, non se l'è sentita e invece ha preferito appoggiare la palla e mettere una caccia sui 35 metri. Altra battuta di Andrea Pettavino, capitano, battitore con il numero 1 sulla sua maglietta. Ricaccia Moretti al largo, non ci arriva nessuno su questo pallone. La palla che esce un paio di metri prima di dove era stata segnata la caccia numero 1. Vediamo se andiamo a segnare anche la terza caccia. La battuta di Pettavino, dicevamo fino ai 9 metri, Parussa dovrà fermarsi ai 6 in base al punteggio conseguito dai vari giocatori negli ultimi due anni viene stilata naturalmente una classifica e in base a quello anche gli eventuali metri di vantaggio. Pettavino che colpisce al volo, spedisce sulla palla, volo anche per Parussa, bellissimo questo scambio, abbassa il pallone. Fallo! Arbitro! Ma no! Chiedono fallo. Chiedono fallo i giocatori. Vergognoso. Il ginocchio, dai. Malera. C'è stato un po' di battibecco, come si dice, la richiesta, del resto ci troviamo in mezzo naturalmente ai tifosi. La squadra del San Biagio che chiedeva fallo
all'Araldica Castagno le Lanze, diceva, appunto, stanno dicendo appunto che ha preso il pallone sul ginocchio. C'è stato un cambio di campo e la prima battuta che andiamo a vedere è quella di Enrico Parussa, almeno la sua prima battuta. Volo Pettavino, Amoretti abbassa questo pallone e conquista questo 15. Bel colpo di Davide Amoretti che torna a giocare dopo essere stato fuori dal campo per problemi fisici. Prova questa sera a tornare a giocare. La seconda caccia è sempre lì, siamo intorno ai 30-32 metri. La battuta è sempre quella di Enrico Parussa, capitano dell'Araldica Castagno le Lanze. Pallone centrale, in questo momento non si vede tantissimo perché la palla ha lo stesso colore del cielo. Ancora Parussa, gioca a largo, ben giocato questo pallone che vola via verso il largo davanti alla caccia. E la formazione dell'Araldica Castagno le Lanze che mette la freccia, sorpassa e va in vantaggio 30-15. Terza caccia intorno ai 3 metri, anzi siamo ai 3 metri. Ma non di niente. No, 4 metri e 20 centimetri per la precisione. 4 metri e 20 centimetri, la caccia numero 3, fischia l'arbitro, la battuta di Parussa. Volo Pettavino, non colpisce bene il capitano del San Biagio. 40-15 per la formazione di Castagnole delle Lanze, Araldica Castagnole delle Lanze che in classifica quota 2 punti insieme alla Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese ed è stata raggiunta ieri sera dalla Virtus Lange che ha conquistato la sua seconda vittoria, la Virtus Lange che ha vinto nella prima giornata contro la Acqua San Bernardo Subalcuneo di Marco Battaglino e ieri sera appunto 9-1 con Ceva. Un punto per l'Acqua San Bernardo San Biagio. La battuta di Parussa, molto alto questo pallone, caccia al volo al largo Pettavino, piazza questa caccia sui 30 metri, cambio campo. Pettavino che è tornato in battuta, il suo colpo, la caccia lì sui 30 metri. Ben battuto questo pallone dal capitano del San Biagio, ricaccia Parussa, volo Pettavino, abbassa il pallone, non ci arriva né Bianco e nemmeno Amoretti, caccia che viene conquistata dai padroni di casa che si riportano sotto 40-30 per l'Araldica Castagno le Lanze. Sferisterio di San Biagio Mondovì, molto bello tra l'altro, uno sferisterio molto bello e uno sferisterio che torna in Serie A dopo qualche anno di assenza. Anche Pettavino torna in Serie A dopo, me lo sono segnato da qualche parte, dovrebbe essere il quinto campionato di Serie A in carriera per Andrea Pettavino, che batte questo pallone, ricaccia Parussa, Aimo mette una caccia lassù in cima, sui 65 metri. Parussa deve spingere molto questo pallone, ricaccia Giraudo, gioca a largo, ci arriva ancora Parussa che non riesce a fare viaggiare molto questo pallone, si va sul 40 pari in rimonta dal 15-0 per San Biagio al 40-15 per l'Araldica Castagno le Lanze, si arriva sul 40 pari, pertanto il primo gioco che verrà assegnato con il primo vantaggio, almeno vediamo se verrà assegnato col primo vantaggio oppure si andrà al 15-secco. La rincorsa e la battuta di Parussa. La prima delle due a disposizione sul primo vantaggio del 40 pari. Pallone leggermente a largo, Pettavino, ricaccia molto bene il capitano del San Biagio, ancora Parussa, Aimo ferma con le due mani dopo il secondo rimbalzo e mette una caccia sui 40 metri. Altra battuta di Parussa. Palla che tocca la rete, al salto Pettavino, al volo Parussa,
e poi sbaglia il colpo il centrale del San Biagio, manda la palla in fallo a largo e quindi si cambia campo con l'Araldica Castegno delle Anze, in vantaggio 40-30 e una caccia messa intorno ai 40 metri. La battuta di Pettavino, la caccia sui 40 metri, pallone centrale, volo Parussa, Pettavino dagli 8 metri riesce ancora a salvare questo pallone, ancora Parussa, bellissimi questi colpi e poi Vincenti, ancora tutto buono. Resta forte, Pettavino, la palla tocca basso, bravi! Non ci arriva più, alla fine la spuntano i padroni di casa, ma bellissimo questo scambio, ci siamo un po' persi i giocatori lì a centrocampo. Alla fine l'hanno spuntata i padroni di casa che pareggiano nuovamente sul 40 pari e quindi si va al punto secco, al 15 secco o all'eventuale caccia secca. Vediamo cosa succederà adesso con la battuta di Andrea Pettavino. Ma ci sono stati degli scambi particolarmente pesanti tra questi due capitani. Come vedete dalla nostra grafica, 40 pari. La battuta di Pettavino, leggermente a largo, volo Parussa, la palla torna giù, volo anche per Pettavino che abbassa. E poi Vincenti ha cercato, Michele Vincenti, di mandare la palla sul fondo, è arrivato un po' sbilanciato, è riuscito comunque a mettere una buona caccia. Vi dico la metratura esatta, quando è vicino 5 metri e mezzo, cambio campo. Ed ecco la battuta di Parussa. Volo Pettavino, la palla torna giù, deve darci a Moretti, che abbassa questo pallone. E alla fine la spuntano i padroni di casa. La spunta Alessandro Besso, che corre avanti, ci crede e spinge questo pallone sul fondo. Con svariati capovolgimenti di fronte, naturalmente arrivando alla caccia unica, la spuntano i padroni di casa che passano così in vantaggio e conquistano il primo gioco. Seguiamo la sua prima battuta, la palla che tocca la rete, Pettavino, Amoretti, ancora Pettavino, ancora Amoretti che deve accontentarsi di mettere il piede dopo il secondo rimbalzo per segnare una caccia poco prima della metà campo. Altra battuta di Parussa. Pettavino al salto, dopo che la palla ha toccato la rete, volo Parussa e ferma al doppio Giraudo, anche questa caccia è poco prima della metà campo. In battuta Enrico Parussa, questa volta ricaccia Benso, abbassa il pallone, terza caccia, stiamo mettendo tutto lì poco prima della metà campo. Battuta di Parussa, Aimo, caccia al mezzo, c'è il cambio di campo. Si torna a giocare con la caccia, le cacce sono tutte più o meno tutte e quattro nei dintorni della metà campo, quindi sono leggermente favorevoli a chi è il ricaccio. Vediamo se ne approfitta Enrico Parussa, che alza molto questo pallone, abbassa Andrea Pettavino, gioca molto bene questo pallone, Pettavino che conosce molto bene nei minimi dettagli questo sferisterio. Pettavino che ha abbassato questo pallone sul quale Andrea Bianco non è riuscito a metterci la mano per conquistare questa caccia. 15-0 per l'Acqua San Bernardo San Biagio, San Biagio che ha conquistato in rimonta il primo gioco, conduce 1-0 qui sul proprio sferisterio, sferisterio che torna in Serie A dopo qualche anno di assenza. La battuta di Pettavino, la caccia è sempre lì poco prima della metà campo, ricaccia Moretti, la palla tocca la rete, girerà dentro, va a toccare nuovamente la rete, ancora Pettavino, Parussa,
chiede la palla Pettavino, Benso è dietro ma lascia che il suo capitano faccia cosa deve fare e soprattutto lascia la libertà al suo capitano di abbassare questo pallone e andare in vantaggio. 30-0, un Aspe San Biagio, associazione sportiva pallone elastico, San Biagio, griffato Acqua San Bernardo, che dopo un piccolo smarrimento iniziale sta dimostrando di essere un pochino più in partita rispetto alla formazione astigiana, l'unica formazione astigiana che c'è in Serie A. Battute di Pettavino, Giraudo, bravissimo Andrea Giraudo, lì al muro non passi, colpito molto bene questo ricaccio dei castagnolesi, 40-0, e abbiamo una caccia sempre lì intorno alla metà campo. Dicevamo cacce, prima abbiamo detto cacce che sono favorevoli al ricaccio, ma in realtà chi ha ricaccio le sta perdendo tutte. Vediamo se gli riesce l'unplane al capitano del San Biagio, battuta centrale, Parussa, ferma al doppio davanti alla caccia Ale Benso con il numero 92 sulla maglietta, gioco pulito, gioco a zero, pesantissimo questo gioco vinto dall'Acqua San Bernardo San Biagio, che passa così a condurre 2-0 con l'Araldica Castagnole Lanza. La battuta di Pettavino, ricaccia Moretti, Benso, gioca di sponda Alessandro Benso e mette una buona caccia al 60 metri. Andrea Pettavino, che ha scelto come numero, sapete che da qualche anno i giocatori, un po' come avviene nel calcio, possono scegliere il numero da mettere sulla propria maglietta. Andrea Pettavino è rimasto al tradizionale numero 1 del capitano, mentre Alessandro Benso al 2 del centrale ha messo davanti il 9, il 92. E gli altri due sono anche loro tradizionalisti. Andrea Giraudo, terzino al muro con il 3, Andrea Aimo con il 4. Leonardo Curetti in panchina il numero 2. Intanto che abbiamo messo un'altra caccia, la seconda sui 42 metri. Per quanto riguarda l'Araldica Castagnole Lanze, Parussa al numero 9, Davide Amoretti al numero 21, Michele Vincenti il 13, Andrea Bianco il 4. Anche Fabio Bertorello, che è in panchina a disposizione dell'allenatore Flavio Dotta, ha il numero 2. Altra battuta di Pettavino. Sbaglia questa battuta, commette fallo. 15-0 per l'Araldica Castagnole Lanza. Sono andato a vedere in questa settimana, preparando questa diretta, la media di età dei giocatori in campo e bisogna dire che il San Biagio ha una media più bassa rispetto ai castagnolesi. Intanto che seguiamo la battuta di Pettavino, ricaccia Moretti, Benso, tocca la palla Vincenti, caccia sulla metà campo e c'è il cambio di campo. Battuta di Parussa. Vediamo chi la spunta lì in mezzo, la spunta Davide Amoretti, che porta così l'Araldica Castagnole Lanza in vantaggio 30-0. Sì. Il boomer, non me ne voglia Michele Vincenti, sì, è lui, se la giocano lui e Davide Amoretti, credo. Il boomer è Michele Vincenti, che festeggerà 42 anni il prossimo 13 dicembre. Classe 1991, Andrea Pettavino. Su questo pallone la spuntano invece i padroni di casa, che accorciano le distanze, 30-15 per l'Araldica Castagnole Lanze. Andrea Pettavino, che è 4 anni più vecchio rispetto al suo avversario questa sera, Enrico Parussa, è un classe 1995, mentre 1991 per Andrea Pettavino. Basta con l'età, adesso torniamo in campo, andiamo a giocarci questa caccia numero 4,
siamo intorno alla metà campo, la battuta di Parussa, molto alto e profondo questo pallone, ricacciato da Pettavino, altrettanto bello questo ricaccio, gioca questo pallone lì vicino al muro, nulla da fare per Enrico Parussa che non riesce a conquistare questo 15 e pertanto si pareggia la situazione con un 2-0 in vantaggio l'Acqua San Bernardo San Biagio, 30 pari, vediamo se verranno e saranno messe soprattutto due cacce. La prima con Enrico Parussa in battuta. Beh, perché lei è tale. Battuta bassa, un po' della mano, interviene Pettavino, ancora Parussa. E no, poi perdono il tempo, perdono l'occasione. Questa era una buona occasione per i giocatori del San Biagio per fare male, perché il pallone su cui Benso era troppo avanti per arrivarci. E Pettavino probabilmente non se n'è accorto, è rimasto fermo ed è stato poi troppo tardi. E quindi la caccia che viene segnata così intorno ai 65 metri. Altra battuta di Parussa. La caccia che viene messa sui 35 metri, fermata coi piedi da Davide Amoretti. Cambio campo. Caccia favorevole all'Araldica Castagnole Lanze e quindi deve mettere l'elica, come si dice, a questo pallone Andrea Pettavino. Può sfruttare i suoi 3 metri di vantaggio in battuta. Gioca a largo, troppo a largo. Ci ha provato. Sicuramente se questo pallone è giocato leggermente più in campo avrebbe messo sicuramente in difficoltà gli avversari. Troppo largo e quindi 40-30 per l'Araldica Castagnole Lanze. Adesso l'altra caccia che è qua sui 34-35 metri. La battuta di Pettavino. Sfrutta tutti i metri a sua disposizione. Ricaccia Parussa. E poi Aimo. Nonostante sia alto, credo, quasi 2 metri, non riesce ad arrivare su questo pallone, lo sfiora e commette fallo. In questo modo il gioco viene assegnato all'Araldica Castagnole Lanze, che accorcia le distanze. Aimo, che probabilmente non ha sentito il suo capitano che ha chiesto il pallone da dietro, ce l'aveva un po' troppo alto, non è riuscito a tenerlo in campo e ha commesso questo fallo. Parte il gioco numero 4, si chiude con questo la prima metà del primo tempo. Caccia che viene messa sui 20 metri. La battuta di Pettavino, ricaccia Parussa, ancora Aimo, ci prova ma la palla passa, caccia sui 30 metri. La battuta di Pettavino, pallone centrale, vola Parussa, volo anche per Pettavino, gioca nuovamente lì, ancora vola per Parussa, bellissimi questi scambi, perde un po' il tempo Pettavino che deve colpire al salto ma riesce ancora a prendere dei metri, ancora Parussa al volo e poi si deve accontentare di mettere la caccia sui 3 metri. Andrea Pettavino, bellissimi però questi scambi, pugni potenti da entrambi i capitani in questa partita che taglia la prima mezz'ora di gioco, Sferisterio di San Biagio Mondovì, Acqua San Bernardo San Biagio contro Araldica Castagnole Lanze, 2-1 per i padroni di casa, 3 cacce posizionate in questo quarto gioco, vediamo se mettiamo anche la 4, la battuta di Pettavino, volo Parussa, Aimo al doppio, caccia al mezzo, cambio campo. Tornato in battuta Parussa, la caccia sui 30 metri, volo Pettavino, la palla torna giù, ancora Parussa e poi non riescono ad intervenire su questo pallone i giocatori del San Biagio.
caccia che viene conquistata dall'Araldica Castagnole Lanza in vantaggio 15-0. Io intanto mando un saluto a chi ci sta seguendo in diretta sul nostro canale YouTube dello Sferisterio. Gli chiediamo di avere anche un po' di pazienza, perché come il nostro regista Andrei Cardi mi stava dicendo, qui a San Biagio abbiamo una connessione un po' ballerina e quindi magari ci può essere l'immagine che non è proprio perfetta, o comunque ballerina appunto anche l'immagine. La battuta di Parussa, ricaccia Benso, Alessandro Benso, gran colpo del giocatore del San Biagio, palla sul fondo, 15 pari. La caccia qua sui 3 metri e mezzo. Mando un saluto a Lorenzo, buon sabato sera anche a te. Anche lui dice che la trasmissione è un po' sgranata. Per fortuna dicono che l'audio è pulitissimo. Beh, almeno la voce, quella si sente, dai, ve la racconto io, se l'immagine non è proprio perfetta. Ma ben battuto questo pallone da Enrico Parussa, molto vicino al muro, non riescono a fare nulla i giocatori di casa, e quindi 30-15 per l'Araldica Castagnole Lanza. Adesso abbiamo una caccia al mezzo. Saluto anche Domenico Adriano, presidente della Virtus Lange, che starà ancora festeggiando il 9-1 di ieri sera che la propria squadra, capitanata da Davide Barroero, ha inflitto ai Cebani di Matteo Levratto. La battuta di Parussa, palla che va a toccare la rete. Pettavino, palla fuori. 40-15 per l'Araldica Castagnole Lanza, che sta macinando un buon gioco, si sta riprendendo e soprattutto ha buona possibilità di chiudere questa prima metà del primo tempo in parità dopo essere stato sotto 2-0, cercare di pareggiare i conti. La battuta di Parussa, Pettavino al salto, la palla ha toccato la rete, volo Parussa dai 10 metri e poi non ci arrivano i giocatori dell'Acqua San Bernardo San Biagio, caccia sui 35 metri. Fallo al largo di Enrico Parussa. La palla che esce non di tanto, ma quanto basta per permettere al San Biagio di accorciare le distanze e di portarsi a 30 con l'Araldica Castagnole Lanza a 40. Nel prossimo turno invece il San Biagio sarà di scena mercoledì sera 3 maggio alle 20:30 a Dogliani, e ci saremo anche noi con le nostre telecamere, mentre l'Araldica Castagnole Lanza andrà sabato pomeriggio a Cuneo. La battuta di Pettavino, palla che tocca scendendo la rete, Parussa, volo Pettavino, bellissimo questo colpo del capitano di casa, e poi abbassa il pallone Parussa, va bene, va. Non ferma Giraudo, ferma Benso, caccia ai 40 metri, cambio campo. Pettavino al salto, Bianco mette il pugno a braccialetto e conquista questa caccia, questo 15, che vuol dire il pareggio. 2-2, dal 2-0 per il San Biagio, il pareggio, il pari. Un saluto al nostro main sponsor del campionato 2023, che è la Banca d'Albo, un saluto al presidente Tino Cornaglia. Tra l'altro siamo ormai vicini all'assemblea annuale dei 62.000 soci, che si terrà domenica 7 maggio ad Alba. Parussa che ribatte questo pallone, ancora Pettavino, la palla torna giù, la palla va in fallo. Fallo di Pettavino al largo e 15-0 per l'Araldica Castagnole Lanza. La
battuta di Parussa, ben battuto questo pallone a fil di muro, ricaccia Benso e poi questa volta è Michele Vincenti a cilindrare bene questa palla e a mandarla sul fondo. 30-0 per l'Araldica Castagnole Lanze. L'Araldica Castagnole Lanze che dopo essere stata sotto di due giochi adesso è passata a condurre di 2-15, due pari ma 30-0 senza aver messo ancora una caccia. E quindi sono due le battute che il capitano dell'Araldica Castagnole Lanze ha. Potrebbero anche essere di più, però da un minimo di due ad un massimo di quattro. Giraudo ferma sui 33 metri. Tocca scendendo, Pettavino al salto, Bianco, Aimo, caccia ai 50 metri. Intanto che Pettavino effettua la battuta, ricaccia Parussa, Pettavino e gioca questa palla lì dove non c'è nessuno, aveva chiuso Michele Vincenti. Accorciano le distanze i monregalesi, 30-15 per l'Araldica Castagnole Lanze, che adesso però gli astigiani hanno una caccia favorevole. Non troppo, ma abbastanza favorevole. La battuta di Pettavino, la caccia è sui 50-52 metri. Ben battuto questo pallone che va a toccare la rete scendendo. Parussa, volo Pettavino, gioca molto bene questa palla, ci prova col sinistro Enrico Parussa, grande, grande pallone di Andrea Pettavino, gioca questa palla dove non riesce più ad arrivarci nessuno, ci prova con il mancino Enrico Parussa ma non ce la fa a far nulla e quindi situazione di parità, due pari, 30 pari. Pettavino in battuta. Una battuta a fil di muro, ricaccia a Moretti, ricaccia molto bene il centrale di Castagnola, ancora Moretti che poi colpisce bene, manda la palla sul fondo e manda la palla in intra, vuol dire 15 diretto per gli astigiani che tornano in vantaggio 40-30. Possibilità di mettere ancora una caccia, ancora in battuta Andrea Pettavino. Allora, dai, dai, dai! Scusate! Tento Harry, eh! Va a cercare la rete, la trova, ben battuto questo pallone, ricaccia Parussa al largo e poi Benso schiaccia il pallone, mette una caccia sui 40 metri. La caccia è sulla metà campo, intanto mi dicono che sta piovendo in questo momento. Ricaccia Benso, la palla non arriva, il gioco che viene conquistato dall'Araldica Castagnole Lanze, quindi c'è stato il sorpasso dal 2-0 per l'Acqua San Bernardo San Biagio. Il quinto gioco viene conquistato consecutivamente dall'Araldica Castagnole Lanze. La battuta di Parussa, palla che tocca la rete, battuta particolarmente insidiosa, ricaccia Pettavino, ancora Parussa che gioca questo pallone a mezza altezza, colpisce la parte bassa del muro sul quale non arriva nessuno, ferma poi Pettavino, una caccia lassù in cima. Sì, stanno scendendo delle gocce, non è ancora problematica la situazione per quanto riguarda la pioggia, è chiaro che in questo momento non è facile giocare in quanto le gocce che scendono mentre guardi il pallone potrebbe negarti un po' la vista e prendere bene le misure del pallone. In ogni caso sono proprio poche gocce per il momento. La battuta di Parussa, la palla è centrale, volo per il giocatore del San Biagio, Bianco, e poi ancora il San Biagio che ricaccia questo pallone, interviene poi Vincenti, sono due cacce buone poi al cambio di campo per l'Araldica Castagnole Lanze. Altra battuta di Parussa,
Benso e poi Vincenti ci mette la mano e mette una caccia al Benso. Allora non piove già più. Ho trovato una zona dello sferisterio dove c'è un segnapunti vecchio. Ci sono delle cacce vecchie. Se vuoi, Andrea, poi carichiamo tutto in macchina e ti fai lo sferisterio a casa. Il tuo segnapunti a casa. La battuta di Parussa. Benso e poi nuovamente Vincenti mette la mano e mette una caccia sui 42 metri. Situazione 0-0 in questo sesto gioco, 4 cacce piazzate, c'è il cambio di campo con Pettavino che torna in battuta. 4 cacce che sono favorevoli all'Araldica Castagno delle Anze. Deve spingere molto in battuta Andrea Pettavino, sfruttare tutti i metri a sua disposizione. Palla che torna giù, ancora Pettavino, ancora Parussa, che poi abbassa questa palla e conquista questo 15 che permette all'Araldica Castagno delle Anze di andare in vantaggio 15-0. L'arbitro è Bruno Grasso di Santo Stefano Belbo. Colpo di Pettavino che va a cercare la rete, la tocca, si allarga, Parussa gioca a largo, ancora Pettavino abbassa il pallone, interviene Michele Vincenti parato da dietro, tanto parato, detto Davide Amoretti che ha un passato da portiere di calcio, conquistano la caccia i giocatori dell'Araldica Castagno delle Anze che vanno così in vantaggio 30-0 con ancora 2 cacce da giocare, ma il direttore tecnico dell'Acqua San Bernardo San Biagio Diego Fazzone chiede time out all'arbitro e ci si ferma per 3 minuti. Ecco Pettavino che va a battere questo pallone, chiede la palla a Parussa, si tolgono i compagni di squadra, gioca qui a largo, un pallone molto complicato per Pettavino che riesce ancora a salvarsi. Amoretti gioca di sponda, un colpo da biliardo per Davide Amoretti, 40-0 per l'Araldica Castagno delle Anze. Araldica Castagno delle Anze che ha tutte le intenzioni in questo gioco di restituire quel 40-0 che ha subito il secondo dal San Biagio. La battuta di Pettavino, ricaccia Moretti, Giraudo, la palla passa, non sarà 40-0 perché il 15 viene conquistato dal San Biagio che tiene in piedi questo gioco con l'Araldica Castagno delle Anze in vantaggio, 40-15. La battuta di Pettavino, la palla che tocca la rete, al salto Parussa, al salto anche per Pettavino, gioca un lungo linea sul quale interviene Parussa, preferisce il colpo di sponda, arriva Pettavino, spinge sulla palla, ancora Parussa quasi alle corde che riesce a salvare un bellissimo pallone, bravo Pettavino ma bravo altrettanto Parussa su questo pallone, la battuta di Parussa. Al salto Pettavino, la palla torna giù, Amoretti chiede il pallone perché da dietro, gioca lì di Sautalon, di Mancino e poi alla fine la spunta Andrea Aimo. Purtroppo, forse è andato con un po' troppa sufficienza Davide Amoretti e ha perso questa l'occasione di chiudere il gioco, anche perché l'Acqua San Bernardo San Biagio adesso segna a 30 e si riporta sotto, una caccia che era favorevole all'Araldica Castagno delle Anze. Alla fine la spunta Andrea Aimo. Di destro e di Mancino. La rincorsa è la battuta di Parussa. Ricaccia Giraudo, Bianco, Aimo, ancora Parussa di Mancino. Ferma Benso con una caccia sui 30 metri. Intanto la palla arriva di nuovo dalle nostre parti.
Vola Moretti, gioca largo, troppo a largo, Davide Moretti che commette fallo e che permette all'Acqua San Bernardo San Biagio di pareggiare i conti dal 40-0 al 40 pari, e adesso saranno necessari 2-15 per decidere questo gioco, a meno che non si vada ancora al 40 pari al secondo vantaggio. Battuta di Pettavino, ancora Moretti, questa volta gioca il pallone in campo, ancora Pettavino, Parussa chiede la palla al salto, gioca verso il largo, Pettavino al salto, gioca verso il muro, non ci arriva Moretti, ci arriva però Parussa che recupera un bel pallone, lo gioca sui 20 metri a Pettavino, scambi pesanti tra i due capitani, ancora Parussa, perde qualche metro Pettavino dai 15, ancora Parussa, ancora Pettavino, guadagna qualche metro il capitano del San Biagio, Bianco, Aimo, scusate Benso, non Aimo, lì in mezzo c'è Benso, Alessandro Benso, e alla fine la spunta, palla che esce intorno ai 65 metri. La battuta di Andrea Pettavino, Amoretti, e commette fallo Aimo, palla tra il pubblico, 40-30. Battuta al largo, buona, sì è buona, deve ricacciare. Alla fine di qua là faccio fatica, credo sia Benso che abbia ricacciato questo pallone, è tutt'altro che facile da ricacciare. 40 pari e quindi si va al 15 secco, credo sia il secondo gioco che si decide al 15 secco. Acqua San Bernardo, San Biagio, Araldica, Castagnole Lanze. Vincenti manda la palla sul fondo, Michele Vincenti mette la firma su questo fondo campo, su questa intra, 15 pesante, che vuol dire alla formazione dell'Araldica Castagnole Lanza, formazione astigiana, griffata vino, perché comunque abbiamo l'acqua contro il vino questa sera, l'Acqua San Bernardo contro i vini Araldica, Araldica che passa in vantaggio e allunga 4-2. Battuta di Parussa, non passa al mezzo, fallo di mezzo di Enrico Parussa, forse ha tentato o ha cercato la battuta della mano, una battuta ad effetto, gli è scappato un po' il pallone, non è passato e quindi 15-0 per il San Biagio. La battuta di Parussa, questa volta bella alta nel cielo, ricaccia Pettavino, Amoretti. Chiedono. C'è praticamente stata la richiesta di un fallo. La richiesta di un fallo per su Amoretti, ma l'arbitro non ha fischiato e ha segnato la caccia. La battuta di Parussa, la palla che va a toccare la rete, al salto Pettavino, Parussa, ferma Aimo. La battuta di Parussa, centrale, volo Pettavino, Vincenti, palla sul fondo e quindi andiamo sul 15 pari. Due cacce messe, ne dobbiamo mettere ancora una. Saluto il nostro fotografo ufficiale, Candido Capra, che ci sta seguendo. Stasera non è venuto con noi a San Biagio, ma ci sta. Una serata di riposo per Candido. Mi dicono qualcuno che l'immagine è un po' buia, ma insomma è la nostra prima diretta notturna, quindi dobbiamo un po' abituarci, no? Anche alla visione notturna dello sferisterio.
doppio caccia sui 50 metri. C'è il cambio di campo, intanto faccio un po' di saluti. Si torna a giocare dopo il cambio di campo, ma allora Enzo ci fa notare, ma ne parliamo tra poco. Adesso giochiamoci la caccia, siamo intorno ai 35 metri. La battuta di Pettavino, la risposta al volo di Parussa. Una giocata a fil di muro, ancora Pettavino che poi colpisce la palla che va purtroppo per lui in fallo. 30 a 15 per il San Biagio. Lorenzo dice, credo sia la prima volta che vedo questo sferistero. Dice, muro molto basso. Effettivamente il muro è più basso degli altri, però quello che non c'è di muro viene compensato dalla rete. L'altezza non so quanto possa essere alto. Vado un po' così a stum. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14 metri. Cosa dici? Un metro a modulo sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 più il muro 13. La risposta di Amoretti, intanto sulla battuta di Pettavino, non ci arriva Bianco, gioca di sponda Pettavino che pareggia i conti, 30 pari. Saluto anche a Danna, grazie per essere con noi. Dice che è bello poter vedere le partite, quante ne ho viste con il mio indimenticabile papà, e noi salutiamo il tuo indimenticabile papà che continuerà sicuramente a seguirci. Anna che si trova a Ferragna di Cairo Montenotte, nella Valle Bormida Savonese. Caccia sui 47-48 metri, la battuta di Pettavino, la palla che tocca la rete, al salto Parussa, non arriva su questo pallone Enrico Parussa. Palla che tocca scendendo la rete e mette in difficoltà il capitano dell'Araldica Castagno delle Lanze, 40 a 30 per l'Acqua San Bernardo San Biagio. La battuta di Pettavino, palla che tocca la rete, al salto Parussa, volo Pettavino. Bellissimo questo colpo del capitano dell'Acqua San Bernardo San Biagio. Vediamo come se la toglie molto bene Parussa. Viene indietro Pettavino, Bianco gioca la palla che esce sui 4 metri dove l'arbitro, in questo caso il giudice di battuta, secondo arbitro, che è Davide Grosso di Chiusa Pesio, viene a segnare la caccia. C'è il cambio di campo. Giochiamoci questa caccia. Caccia favorevole all'Araldica Castagno delle Lanze, caccia sui piedi per Enrico Parussa che batte questo pallone, ricaccia Pettavino, pallone non bellissimo vicino al muro, ci stanno al doppio i giocatori dell'Araldica Castagno delle Lanze e Bianco a fermare il pallone coperto dietro da Enrico Parussa, gli astigiani che pareggiano sul 40 pari. Avete notato, credo, che Michele Vincenti gioca con il cappellino. Credo sia proprio una questione di non avere il fastidio dei riflettori e quindi gioca con questo cappellino. Chiederemo magari poi alla fine il motivo. La battuta di Parussa, ricaccia Giraudo, palla che gira dentro, mette il pugno a Moretti, Aimo, alla fine la caccia viene segnata sui 30 metri. Ci gioca da un'ora e 12 minuti qui allo sferisterio di San Biagio Mondovì. Partita che vale una delle partite della quarta giornata di andata del campionato italiano Serie A di pallapugno, trofeo Banca d'Alba. La rincorsa e la battuta di Parussa. Palla che tocca la rete, al salto Pettavino, palla che va al largo, è buona, di non di molto. Ma è buona, caccia sui 15 metri, cambio campo. 40 pari, due cacce messe, ci giochiamo la prima sui 30 metri con Andrea Pettavino in battuta. Pallone centrale, volo per Parussa, la palla torna giù, che colpo Parussa. Pettavino, guadagna qualche metro Parussa, gioca a largo, ancora Pettavino. E adesso Parussa può fare male con questo pallone. Ma ci sta ancora Pettavino.
pallone carico, difficile, vediamo se Parussa chiude questa volta, non sbaglia il capitano dell'Araldica Castagnole Lanze, che manda la palla sul fondo e porta nuovamente in vantaggio l'Araldica Castagnole Lanze, 40-30. Caccia adesso leggermente favorevole, decisamente favorevole ai padroni di casa, siamo intorno ai 14-15 metri, Pettavino in battuta, Pettavino e compagni che sono stati in vantaggio 2-0 e si sono fatti poi rimontare e superare fino al 4-2 dall'Araldica Castagnole Lanze. Vediamo cosa succederà con questa battuta di Pettavino. Parussa al volo, la palla torna giù, deve tirarci al salto Benso, abbassa questo pallone e Parussa non arriva, 40 pari e si va nuovamente al punto secco. La battuta di Pettavino, palla che tocca la rete, al salto Parussa, Aimo, pallone tutt'altro che facile per Andrea Aimo che mette una caccia sui 50 metri. La battuta di Parussa, battuta molto alta, profonda, Pettavino, Parussa abbassa questa palla e prende questo 15, mamma mia, Enrico Parussa ci ha creduto, era una caccia secca, era un punto importante, voleva dire per Araldica Castagnole Lanze portarsi a più 3, così è stato, 5-2 è il vantaggio dell'Araldica Castagnole Lanze. Caccia sulla metà campo. Allora Anna ci chiede dove si trova San Biagio, l'ho detto in apertura della nostra trasmissione, probabilmente non eri ancora con noi. San Biagio è una frazione di Mondovì, ma in realtà dista una decina di chilometri dal centro di Mondovì. Siamo sulla strada, siamo praticamente a metà strada tra Cuneo e Mondovì. Cuneo e Mondovì distano una ventina di chilometri e qua siamo a 10 chilometri sia da Cuneo che da Mondovì. Anche se mi dicevano che siamo vicinissimi ai confini con Morozzo e credo Margarita, qua c'è. Confine con Morozzo e Margarita, siamo nella pianura monregalese. Amoretti, Pettavino, Parussa al salto, Giraudo, ancora Parussa, manda la palla lassù sul fondo, va quasi alle corde Pettavino che poi riesce a salvarsi proprio in zona Cesarini, mettendo una caccia sui 75 metri. E tra l'altro facciamo un augurio speciale ad un giocatore del Ricca, a Matteo, che mi dicono che oggi si sia sposato, così mi hanno detto. Deve salvarsi Parussa mettendo una caccia sui 25 metri. E poi non può mancare lei, Luigina, che è di Cortemiglia, tifa Cortemiglia, ma prima ancora tifa Enrico Parussa. Grazie a tutti voi che avete deciso di trascorrere questo sabato sera in nostra compagnia, in compagnia della Pallapugno, in compagnia del campionato italiano Serie A, in compagnia di Enrico Parussa che sta battendo questo pallone per mettere la caccia, credo la numero 3. Benso, Bianco, bravo Andrea Bianco, tutt'altro che facile questo pallone. Lì è riuscito a fermarlo, a mettere una caccia al mezzo, ma era la quarta, quindi per chi ha acceso la partita da poco, 2-0 Acqua San Bernardo San Biagio, poi 5 giochi consecutivi per gli astigiani che conducono 5-0. Questo è l'ultimo gioco del primo tempo, la battuta di Pettavino, la caccia è nei pressi della metà campo. Parussa, Pettavino che perde completamente il tempo su questo pallone, indeciso se andare al salto o di rimanere al salto, se andare al volo, è rimasto esattamente in metà e non è riuscito a colpire bene. 15-0 per la formazione di Castagnole delle Lanze. Caccia favorevole a Castagnole delle Lanze, la battuta di Pettavino,
un tocco piano di Enrico Parussa, posa questo pallone e conquista questo 15, una caccia favorevole 30-0. Saluto anche Stefano Dogliotti, che è direttore tecnico, campione d'Italia naturalmente di Serie A nel 1997 con i colori di Spino Ferrato. Stefano Dogliotti, direttore tecnico dell'Altalanga in Serie B, squadra capitanata da Fabio Gatti. Stefano Dogliotti dice salutami, tanto Iso. Iso, saluti da Stefano Dogliotti. La battuta di Pettavino, la caccia qui sui 20 metri, ricaccia Parussa, mamma mia che bordata, ancora Pettavino, e poi ci prova col mancino bianco, la palla non passa, anzi la palla passa la mano di Bianco e siamo 15 per il San Biagio. Ah, ecco. La prossima partita che trasmetteremo in diretta sarà mercoledì sera a Dogliani, seguiremo la Virtus Lange che ieri ha battuto 9-1 il Ceva contro il San Biagio che stiamo seguendo questa sera. La battuta di Pettavino, la caccia è sulla metà campo, sbaglia Parussa, manda la palla in fallo oltre la rete, 30 pari. Quindi Anna, vedrai che riuscirà a seguirci anche mercoledì sera. Dai, dai, dai! Al prossimo, va bene, Harry, dai! Dai, raga! Dopo due calce, adesso! La battuta di Pettavino. Palla che tocca la rete, Parussa. Dai 15-16 metri Pettavino, alza questo pallone. Al salto per Parussa, la palla torna giù, grandissima bordata, quasi alle corde per Pettavino che abbassa questo pallone e taglia fuori tutti. Caccia poco oltre la metà campo. Vi do anche un risultato di C1 dell'Imperiese che si è appena conclusa. Serie C1, Imperiese batte Pieve di Teco 9-0. Cappotto. La battuta di Pettavino, andiamo a mettere la seconda caccia, Parussa, Giraudo e mette una caccia lassù in cima, 30 pari, 5-2 per l'Araldica Castagnole Lanze, c'è il cambio di campo, giochiamoci la prima caccia, siamo intorno ai 50 metri, deve forzare queste due battute, Parussa la gioca a largo, Aimo gioca bene questo pallone, conquista questo 15 che permette all'Acqua San Bernardo San Biagio di andare in vantaggio 40-30. Ieri sera si sono giocate anche altre due partite, una di Serie A e una di Serie B. In Serie A, come vi dicevo prima, la Virtus Lange ha battuto il Ceva 9-1 e a Monticello d'Alba vittoria della Tealdo Scotta Altalanga 9-4 con la monticellese Galvano Tecnica sul rauto di Alessandro Vacchetto. Caccia favorevole al San Biagio che può chiudere il primo tempo accorciando un po' il distacco, fallo in battuta di Enrico Parussa. Il primo tempo si chiude dopo quasi un'ora e mezza, un primo tempo particolarmente lungo, lottato tra le due squadre che ha visto andare in vantaggio subito all'inizio l'Acqua San Bernardo San Biagio 2-0, 5 giochi consecutivi per l'Araldica Castagnole Lanze che è passata a condurre 5-2, poi l'ultimo gioco per i padroni di casa che così accorciano le distanze, si portano sul finale di primo tempo sul 5-3. Comincia il secondo tempo tra Acqua San Bernardo San Biagio e Araldica Castagnole Lanze. Si riparte con Enrico Parussa in battuta, si riparte con Enrico Parussa e Araldica Castagnole Lanze in vantaggio 5-3. Per chi fosse arrivato da poco, l'andamento dei giochi ha visto i padroni di casa andare in vantaggio 2-0, poi 5 giochi consecutivi per l'Araldica Castagnole Lanze che è andata in vantaggio 5-2, l'ultimo gioco per i padroni di casa che hanno così tamponato il distacco cercando già subito nel secondo tempo di tornare in partita. 3 giochi si sono risolti al 15 secco, un primo tempo che è durato quasi un'ora e mezza, particolarmente equilibrato e direi piacevole con delle belle bordate regalateci da entrambi i campioni battitori. Secondo fallo in battuta
fallo di mezzo in battuta di Enrico Parussa, il primo nel primo tempo. Questo è il primo 15 che viene così assegnato all'Acqua San Bernardo San Biagio. Intanto vi svelo il motivo per cui Michele Vincenti tiene il cappellino. Ho parlato con lui mentre stava rientrando in campo. Giraudo, Parussa al salto, volo Pettavino, palla che tocca la rete, al salto Parussa dai 5 metri, gioca a largo, troppo largo, scivola Parussa, regala questo 15 ai padroni di casa che vanno in vantaggio 30-0. Allora, in pratica Michele Vincenti tiene il cappellino perché questa che sta giocando è la sua prima stagione con gli occhiali e questa nella fattispecie è la prima partita di notte sotto i riflettori con gli occhiali e quindi il cappellino ripara un po' i riflessi e soprattutto lui dice non so se serva, però mi dà sicurezza, un po' più di tranquillità. Questo è il motivo per cui gioca con il cappellino. Pallone battuto, un pallone insidioso battuto da Parussa, si salva bene Benson, ancora Parussa spinge questo pallone, Pettavino abbassa, ferma Bianco, caccia sui 40 metri. Noi cerchiamo di, tanto che c'è questo cambio di campo, cerchiamo di... Prima battuta del secondo tempo di Andrea Pettavino. Bianco, Benso, Parussa, palla tra il pubblico, 40-0 per il San Biagio. E caccia adesso sui 40 metri. Battuta di Pettavino, vola Moretti, al doppio Giraudo, gioco pulito, gioco a zero per l'Acqua San Bernardo San Biagio. La battuta di Pettavino, ricaccia Parussa, Benso, Alessandro Benso si fa trovare pronto lì a centrocampo, manda la palla contro la rete, ferma poi a Moretti, una caccia sui 75 metri. La battuta di Pettavino, Parussa, Pettavino dai 20 metri, che bordata, ancora Parussa, Benso e la palla che vola sul fondo, la palla che va in intra, intra con intra griffata Alessandro Benso che segna il primo 15 di questo decimo gioco a favore dell'Acqua San Bernardo San Biagio. Batte questo pallone, Parussa al salto Pettavino, Pettavino che ha giocato 71 partite, bellissimo intervento di Benso, ancora tutto da giocare, ancora tutto buono, ancora Pettavino che gioca la palla al largo e mette una caccia sui 40 metri, bellissimo questo scambio, Parussa che è corso avanti cercando di conquistare più metri possibile, alla fine Andrea Pettavino. Beh, questa sera abbiamo in campo, si affrontano due capitani che hanno grinta da vendere. Dicevamo Pettavino, 71 partite giocate in Serie A nella sua carriera. Ne ha vinte 30, perse 41, quindi ha una percentuale di vittoria del 42,3%. La sua ottava stagione in Serie A, la sua battuta, ennesima battuta in questa partita. Ricaccia Pettavino che poi sbaglia. Sbaglia questo colpo con una caccia a lui favorevole. 15 pari da giocare con Parussa in battuta, siamo intorno ai 30 metri, Pettavino che non colpisce bene, 30-15 per l'Araldica Castagnole Lanza. La battuta di Parussa, siamo con la caccia sulla metà campo, Pettavino al salto, Vincenti non riesce a tenere questo pallone, Michele Vincenti, 30 pari. La battuta di Parussa, ricaccia Pettavino, Bianco,
chiedono nuovamente fallo ad Andrea Bianco. L'arbitro però vede un doppio caccia ai 50 metri. Ma non sta bene. Dai, dai. Ma perché da qui non lo vedo. Vai, stiamo bene con queste gambe. Vai, forza. È la terza, è stata questa la terza azione contestata da... Ma tirando un calcio, tanto... È stata contestata, la terza azione contestata, il terzo fallo che chiesto dai giocatori e dalla società ospite, insomma, dalla squadra, dalla squadra padrone di casa, dal San Biagio, che l'arbitro non ha fischiato, segnato calcio. Volo Parussa. Volo anche per Pettavino. Ferma Bianco davanti alla caccia, 40-30 per l'Araldica Castagnole Lanze. Adesso Pettavino e compagni hanno una caccia favorevole intorno ai 20 metri. Avanti, Davide! Araldica Castagnole Lanze e Acqua San Bernardo San Biagio, che sono quasi pari come società in partecipazioni in Serie A. 25 volte Castagnole delle Lanze e 27 volte San Biagio Mondovì. La battuta di Pettavino, le caccia Parussa, la palla va in fallo oltre la rete, si va sul 40 pari. Bravo Pita, bravo, dai! Castagnole che ha giocato 207, questa è la 208esima partita in Serie A e la 160esima per il San Biagio. La battuta di Pettavino. Siamo al primo vantaggio, abbiamo 2:15 a disposizione con il ricaccio di Parussa. Benso di controbalzo, mamma mia che pallone, si salva Parussa, ancora Pettavino al salto, gioca questo pallone al largo, vediamo se ci arriva ancora Parussa, sì, gioca la palla, ancora Pettavino al salto, guadagna metri il capitano dell'Acqua San Bernardo San Biagio, ancora Parussa, al distacco Benso, la palla scende lì, ancora Parussa al distacco. E poi l'ha toccato Giraudo, ma la palla passa, deve aspettare due rimbalzi il capitano Pettavino per mettere una caccia sui 35 metri. Fischia l'arbitro, è Bruno Grasso, arriva da Santo Stefano Belmo, con lui c'è Davide Grosso di Chiusa Pesio. Parussa ricaccia questo pallone, Pettavino abbassa, ferma Moretti, caccia sulla metà campo. Cambio campo. 5-4 per l'Araldica Castagnole Lanze, 40 pari, siamo al primo vantaggio, due cacce da giocare, la prima siamo intorno ai 30-32 metri. La battuta di Parussa. Battuta alta, profonda, ricaccia Pettavino, abbassa il pallone, Amoretti davanti alla caccia, 40-30 per l'Araldica Castagnole Lanze. E adesso andiamo a giocarci la seconda caccia, che è sempre intorno alla metà campo, metro più, metro meno. Gran battuta è di Enrico Parussa, una battuta alta, profonda. Dai, dai, su, forza, Dai ragazzo! Sbaglia la battuta Enrico Parussa, l'avete sentito anche l'urlo di disappunto del capitano dell'Araldica Castagnole Lanze, che regala questo 15 e soprattutto il pareggio sul 40 pari, ma attenzione, quarto gioco alla unica, al 15 secco, 15 che possiamo quasi definire 15 della partita questo, perché potrebbe essere un 6-4 o un 5 pari. Batte Parussa, ricaccia Benso, ancora Parussa, la palla tocca la parte bassa del campo, ancora Pettavino, Amoretti, vediamo se Pettavino riesce a fare male, si salva ancora Parussa e mette una caccia. Aimo ferma sui 25 metri. Bravo Andrea, bravo! La palla che deciderà il decimo gioco. La battuta di Pettavino. Parussa. Pettavino.
Amoretti di braccialetto, Giraudo, e alla fine la spunta lui, la spunta Andrea Giraudo, e questo è il 15 pesantissimo, che vale il pareggio, che vale l'aggancio, che vale il 5 pari. Si riparte, undicesimo gioco, in battuta Andrea Pettavino. Volo Parussa, palla che tocca la rete, al salto Pettavino, al salto anche Parussa, caccia che esce poco prima della metà campo. Altra battuta del capitano dell'Acqua San Bernardo San Biagio. Va a cercare la rete, la trova, tocca scendendo, Parussa, caccia sulla metà campo. Ha fatto due battute Pettavino spettacolari, meravigliose, che hanno messo in difficoltà il capitano avversario. Altra bella battuta del capitano di casa, caccia Moretti, Benso, e palla che va in intra. Gran pallone questo ricacciato da Ale Benso, palla sul fondo. Credo sia la seconda o la terza intra. Festeggerà 21 anni il prossimo 28 novembre. Ha scelto il numero 92. Ricaccia Parussa, ancora Benso. Amoretti ferma e mette una caccia sui 55 metri. Il centrale avversario di Benso è Davide Amoretti, che ha festeggiato 37 anni lo scorso 21 febbraio. La battuta di Parussa, caccia Pettavino, caccia conquistata dai castagnolesi che pareggiano i conti, 15 pari. Benso, Bianco, la spunta del padrone di casa, 30-15 per l'Acqua San Bernardo San Biagio. La sua battuta, battuta molto alta. Pettavino, Parussa, Pettavino al volo. È colpa del cappellino. 40-15 per la formazione di casa, questo fallo di Michele Vincenti fischiato dall'arbitro. 40-15. Vediamo se riusciamo a mettere una caccia. La battuta di Parussa, va a cercare la rete, la trova, la palla non tocca, a fil di muro. Caccia Pettavino, Amoretti, caccia lassù in cima, direi siamo intorno agli 87-88 metri. Cambio campo. Ci prova Pettavino su questa caccia lassù in cima. Ricaccia Moretti, Pettavino si trova il pallone un po' carico. Vabbè, bravo. Quindi, gioco dai, per, cioè gioco 15 per Castagnone delle Danze, 40-30 per l'Acqua San Bernardo San Biagio. Situazione di parità per quanto riguarda i giochi, 5 pari. La rincorsa e la battuta di Pettavino. Volo Parussa, torna su il pallone, ancora Pettavino e ferma Bianco sui 30 metri. Cambio campo. La caccia sui 35 metri, la battuta di Parussa, Parussa che deve rimediare lo svantaggio di 40-30, Pettavino abbassa il pallone e perde clamorosamente questa caccia. Davide Amoretti dietro la caccia, costringendo il direttore tecnico della Raldica Castagnone delle Danze Flavio Dotta a chiedere il time out. Ci si ferma con
Andrea Pettavino e compagni che tornano in vantaggio, dopo essere stati in vantaggio sul 2-0, tornano in vantaggio 6-5. Si torna a giocare, time out finito, fischia l'arbitro e si riparte con il gioco numero 12. La battuta alta e profonda di Parussa, l'aspetta al salto Pettavino. E poi Andrea Bianco mette il pugno sul ricaccio di Andrea Pettavino, mettendo una caccia lassù in cima. Palla che tocca la parte superiore della rete e va in fallo. 15-0 per San Biagio. Lì non si dice niente. Tocca nuovamente sopra la rete, ma questa volta si allarga. Vediamo se Vincenti non arriva su questo pallone in buono. Bellissime due battute di Parussa sopra la rete, hanno colpito la parte superiore della rete. Il primo è andato in fallo, è uscito, e quindi 15 per San Biagio. L'altro invece è rimasto in campo, mettendo in difficoltà il capitano avversario, che ha poi ricacciato come ha potuto. Convincenti che corso avanti, andare a mettere una caccia che sarà lassù in cima, favorevolissima poi alla Araldica Castelnuovo Lanze dopo il cambio di campo. Il terzino al muro del San Biagio invece è Andrea Giraudo, classe 1993, ha festeggiato, ha compiuto 30 anni il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, nato il giorno della Befana. Parussa che deve accontentarsi di mettere una caccia di sui 30 metri. Numero sulla maglia per Andrea Giraudo, il numero 3. Cambio campo. Si parte con Pettavino in battuta, caccia lassù in cima, deve sfruttare tutti i metri a sua disposizione. Pettavino ci sta al doppio. Bianco parato dietro da Moretti, 15 pari. Ne approfitto per ricordarvi come sempre le nostre pagine social, seguiteci sia su Facebook che su Instagram, lo Sferisterio naturalmente, scaricate la nostra app per gli aggiornamenti in tempo reale di Serie A e Serie B, app che si chiama Pallapugno Live, naturalmente attraverso l'app potete accedere sia alle nostre dirette sia naturalmente a tutte le notizie del sito www.losferisterio.it, dove vediamo intanto la battuta in fallo oltre la rete di Pettavino, 30-15 Castagnole, dicevo tutte le notizie e naturalmente anche le interviste a completare il pezzo del nostro Luca Giaccone delle partite di Serie A. Naturalmente ci saranno anche le interviste video che realizzeremo con i capitani a fine partita. Tutto il movimento social e non solo. La battuta di Pettavino, ricaccia Moretti, Benso gioca con cognizione di causa questo pallone, fa un braccialetto verso l'esterno e pareggia i conti, 30 pari. Vedere la battuta di Pettavino. Vola Moretti, chiede la palla a Pettavino, Bianco, Benso, Amoretti, palla sul fondo. 40-30 per l'Araldica Castagnole Lanze. La battuta di Pettavino. Parussa, ullala. Pettavino si salva ancora, bravissimo il capitano di casa. Abbassa Parussa. E poi alla fine l'ultimo a toccare la palla, a fermarla è Davide Amoretti, mettendo una caccia sulla metà campo. Battuta di Parussa, la risposta al volo di Pettavino. E Bianco davanti alla caccia. Chiude questo 15, che vuol dire nuovamente il pareggio. Ma vedremo con calma questa partita che piega prenderà, naturalmente con Parussa che batte questo pallone, ricaccia Pettavino con una caccia al mezzo.
Parliamo anche dei terzini laterali, terzino laterale dell'Acqua San Bernardo San Biagio è Andrea Aimo, anche lui è della classe 1993 come il suo collega al muro Andrea Giraudo, però è del 5 novembre, Scorpione, nato lo stesso giorno della mia sorellina, anche lei nata qualche anno prima, però 5 novembre, festeggerà 30 anni al 5 novembre. La battuta di Parussa, ricaccia Pettavino, ancora Parussa, non riesce a trattenere questo pallone Alessandro Benso, la palla passa, la caccia che viene segnata intorno ai 75-76 metri. Il terzino laterale invece dell'Araldica Castagnola Lanze è Michele Vincenti, dicevamo il più esperto in campo, con i suoi 41 anni ne compirà 42, classe 1981, il 13 di dicembre. Numero sulla maglia per Vincenti, il 13. La rincorsa e la battuta di Parussa. Volo Pettavino, Vincenti, caccia poco oltre la metà campo. Battuta di Parussa, si allarga e colpisce Pettavino e ferma sui 27 metri Enrico Parussa. Giochiamoci questa prima caccia con la battuta di Pettavino. Parussa, Pettavino al volo, al salto Parussa, la palla colpisce la rete, scende, al salto Pettavino, Amoretti che poi carica un po' troppo il colpo e la caccia, in questo caso, come si dice con, in termine tecnico, si prende da sola, 15-0 per San Biagio. Caccia laggiù in fondo, favore dell'Araldica Castagnola Lanze, ci prova però Pettavino, costringe Parussa a tirarci, Aimo, caccia presa dall'Araldica Castagnola Lanze, 15 bravo. Pari. Ma cazzo, non ci arrivano più, non ci arriva più. Benso non riesce ad intervenire su questo pallone, Pettavino non ci arriva, 30-15 per l'Araldica Castagnola Lanze. Caccia sui 26-27 metri, 30-15 per Parussa, la battuta di Pettavino, Parussa al volo, palla che va in fallo, 30 pari. Tutto pari, 6 pari, 30 pari. Caccia intanto sui 30 metri. Vediamo Benso su questo pallone intanto. Ancora Parussa che mette una caccia là sui 70 metri. La battuta è quella di Parussa. Pettavino. Parussa al volo. Aimo. Non passa la palla, non riesce Andrea Aimo ad intercettare bene questa palla, 40-30 per la formazione ospite, la formazione astigiana dell'Araldica Castagnola Lanze. Un saluto anche al presidente Mario Sobrino, non ho visto i castagnolesi presenti qua, ho sentito il professor Marco Violardo, la voce l'ho sentita, ma ci sarà sicuramente anche il press da qualche parte, salutiamo presidente Mario Sobrino e a tutto il consiglio direttivo dell'Araldica Castagnola Lanze. La battuta di Parussa, Aimo, la palla passa e si va sul 40 pari, nuovamente un gioco che si risolverà i vantaggi. Dai, 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 forza, due calci adesso. Bravo. Partita piacevole, una partita equilibrata. Una partita incerta, ancora incerta, dopo due ore e mezza.
C'è stato lo spunto iniziale del San Biagio sul 2-0, poi 5 giochi consecutivi per l'Araldica Castagnolananze, l'ultimo gioco del primo tempo per il San Biagio che ha portato il risultato sul 5-3 a fine primo tempo e poi 4. Ho detto 5-3, giusto? Sì, 5-3. E poi 3 giochi di fila per il San Biagio che è andato, è passato in vantaggio 6-5, poi 6 pari. E adesso la prima caccia l'abbiamo posizionata sui 52-53 metri. Volo Pettavino, mamma mia! E poi Parussa che deve accontentarsi di mettere una caccia, ferma Aimo sui 25 metri. Ricaccio spettacolare di Andrea Pettavino. Cambio campo. 40 pari, 2 cacce da giocare, 2 battute di Pettavino. Palla che tocca la rete, al salto Parussa, volo Pettavino. Sbaglia, sbraccia il capitano del San Biagio. 40-30 per l'Araldica Castagnolananze. Siamo al primo vantaggio con una caccia ancora da giocare sui 25 metri. Forza questa, Harry, dai! Vediamo se si andrà per la quarta o quinta volta la caccia unica al punto secco, al 15 secco. La battuta di Pettavino. Fa copia, sì. Volo Parussa, Benso interviene su questo pallone, un pallone non facile, un pallone difficile per Alessandro Benso che riesce ad intercettarlo e a spingerlo davanti alla caccia, là al largo dove non arriva nessuno, non arriva soprattutto il capitano Parussa che vede il pallone sfilare, il 15, il numero dei 15 pareggiare, si va nuovamente alla caccia unica. Al punto secco, potrebbe essere punto secco, potrebbe essere caccia, vedremo, lo scopriremo adesso con la battuta di Pettavino. Battuta non molto profonda, ma battuta non molto profonda di Pettavino, ma con un buon risultato perché non è arrivato Amoretti a colpire in buono. Ferma la palla mettendo una caccia che sarà favorevole ai padroni di casa e a questo punto possono tornare avanti. Cambio campo. Una palla che vale il 13esimo gioco, la battuta di Parussa. Pettavino, Amoretti, ancora Pettavino e la spuntano gli ospiti dell'Araldica Castagnolananze che sono andati a sgraffignare una caccia lassù in cima. E a tornare in vantaggio, Araldica Castagnolananze in vantaggio qui a San Biagio Mondovì con l'Acqua San Bernardo San Biagio 7-6. Prima caccia sui 30 metri. Intanto c'è chi si scambia anche le bottiglie di grappa sulla nostra chat dal vivo. Ma robe da matti. Robe da matti, bellissima. Ormai sta diventando, in inglese la chiamano community. A me piace definirla famiglia, proprio una famiglia della pallapugno, quella che si ritrova ormai una volta a settimana per le nostre dirette. Il campionato italiano Serie A con in regia Andrea Icardi, la voce di Fabio Gallina. E Parussa che mette la seconda caccia sui 35 metri. 7-6, il vantaggio dell'Araldica Castagnolananze. Una partita che si sta giocando da 2 ore e 35 minuti. Dai, 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 forza, forza. Enrico, su. Saremo in diretta mercoledì sera, 3 maggio. Dalle 20:30 a Dogliani, Virtus Lange San Biagio. Vincenti ci mette il pugno a braccialetto su questo pallone mettendo una caccia lassù in cima. Ne abbiamo messe 3, ne abbiamo ancora una a disposizione a meno che non ci sia un intra o un fallo.
Sferisterio di San Biagio, San Biagio Mondovì. Come dicevo, siamo a metà strada tra Cuneo e Mondovì. Forza! La frazione che fa parte del comune di Mondovì, anche se siamo a una decina di chilometri dal centro abitato. La battuta di Parussa. La caccia Benso, ancora Parussa, gioca questo pallone a largo. E poi commettono fallo, no, è caccia, no, no, è caccia. L'arbitro va a segnare la caccia numero 4. 7-6 per l'Araldica Castagnole Lanze, 0-0, 4 cacce da giocare. Ci giochiamo la prima. Caccia Parussa, la palla non arriva sulla caccia. 15-0 per San Biagio. La battuta di Pettavino, volo Parussa, Benso, ben giocato questo pallone da Alessandro Benso, 30-0 San Biagio. La battuta di Pettavino corta, 15 per Castagnole, la battuta di Pettavino, Parussa. Pettavino al salto, si è preso un pallone un po' carico, Amoretti, Giraudo, ancora Parussa, al salto Pettavino, da lì può fare male con questo pallone, ci sta ancora Parussa che chiede questa palla, Vincenti, alla fine la spunta Michele Vincenti, 30 pari, la battuta di Pettavino. Amoretti, chiede la palla Pettavino, corre avanti, Parussa, si trova il pallone carico, Benso. Ma cazzo, gli era andato davanti, gli è andato, oh, gli è saltato davanti, gli è saltato. Ma dai, Matteo, ti sei 40 anni. Ma dai, cazzo, ti sei messo davanti. Cosa? Ma dopo gli hai dato? Guarda, sei proprio dritto. Svegliati, va. Piacciono sempre tanto, lo ammettiamo. La battuta di Pettavino, ben battuto questo pallone lì a fil di muro, Parussa, volo Pettavino, Amoretti, caccia al mezzo, 30 pari, cambio campo. La battuta di Parussa. Andrea Giraudo, poso piano questo pallone, anzi posa piano questo pallone e porta in vantaggio il San Biagio 40-30. Abbiamo la caccia sulla metà campo, abbiamo il vantaggio del San Biagio, la rincorsa e la battuta di Parussa. Volo Pettavino, Amoretti. La prende Davide Amoretti e si va sul 40 pari. Interminabile questa partita, sono le 23 e 13 minuti. 23 e 13 di questo sabato sera, 29 aprile. Si gioca questa partita che vale la quarta giornata di andata del campionato italiano Serie A Banca d'Alba. Serie A di Pallapugno, fino a due calci da mettere sul primo vantaggio del 40 pari. La rincorsa e la battuta di Parussa. Volo Pettavino, bel ricaccio di Pettavino, ancora Parussa, altro bel colpo di Parussa, altrettanto bello quello di Pettavino, ci sta ancora Parussa che gioca la palla verso la rete. Al salto Pettavino, bellissimi questi scambi, e poi sbaglia Parussa, sbaglia Parussa, vantaggio per Pettavino 40-30, la
battuta del capitano dell'Araldica Castagnole Lanze al salto Pettavino. Parussa, Aimo, caccia ai 35 metri. Cambio campo. In battuta Andrea Pettavino. La caccia sui 35 metri. Ricaccia bianco, la palla va in fallo. E si torna in parità. Seguiamo la rincorsa e la battuta di Pettavino. Gioca verso il muro, ricaccia Parussa. Chiede la palla Pettavino, si toglie Benso. Capitano che spinge questa palla, ancora Parussa. Benso, Bianco, Giraudo, Amoretti. Tutto ancora buono, ancora tutto da giocare. Parussa. E caccia che viene messa da su in cima, intorno ai 70 metri. Alla fine la caccia sui 40 metri. Nel prossimo turno l'Acqua San Bernardo San Biagio andrà a giocare mercoledì sera alle 20.30 a Dogliani contro la Virtus Langhe, partita che trasmetteremo in diretta sul nostro canale YouTube, mentre l'Araldica Castagnole Lanze giocherà in trasferta sabato 6 maggio alle 15 a Cuneo con la quadretta di Battaglino. Battaglino, Corino, Rinaldi e Pesce. La battuta di Pettavino, la risposta al volo di Parussa, gioca questa palla al largo, non ci arriva più Pettavino, lascia sfilare la palla, una caccia sui 25 metri. Parussa al salto. Bravissimo Pettavino, che è riuscito ad arrivare ancora su questo pallone, tanto un pallone intercettato bene da Andrea Bianco e poi è ancora arrivato Andrea Pettavino. Così abbiamo messo tutte e quattro le cacce che ci giocheremo dopo il cambio di campo. Giochiamo la prima caccia, Parussa in battuta, deve spingere molto questo pallone e lo fa. Caccia che era lassù in cima, eravamo intorno ai 75-76 metri. Caccia presa dal San Biagio che va in vantaggio 15-0. La battuta di Parussa, Pettavino, Parussa, ancora Pettavino, Amoretti. Alla fine la spuntano i castagnolesi, 15 pari. Al salto Pettavino, la palla torna giù, volo Parussa. Pettavino chiede la palla a Parussa, si tolgono tutti e poi la spunta Andrea Giraudo. Gran pallone del terzino al muro del San Biagio, che sgraffiglia questa volta lui, una caccia favorevole a Castagnole Lanze e porta in vantaggio 30-15 la quadretta di casa. Caccia sui 40 metri. La battuta di Parussa. Giraudo, altra intra, seconda intra consecutiva. Mi viene da sorridere per come sta esultando Andrea Giraudo sulla doppietta di intra che ha fatto. 40-15, un parziale pesante in questo quindicesimo gioco. La battuta di Parussa. Palla che tocca la rete, al salto Pettavino,
a Moretti, ancora Pettavino alle corde e poi caccia, perde qualche metro, Andrea Bianco caccia sui 50, sui 60 metri, cambio campo. Tornato in battuta Pettavino, non ha una caccia favorevole ma ci prova con questa battuta. Parussa, perde il tempo Pettavino, perde il tempo del colpo al volo, si trova scordinato, il 15 che viene così conquistato da Castagnole che accorcia le distanze, 40 a 30 per San Biagio. Sono le 23:27 di questo sabato sera, 29 di aprile, ci stava. Sabato 29 aprile, 23:27, quasi tre ore di gioco qui al San Biagio Sferisterium. Parussa, se cresce questo pallone. Palla tocca basso, ancora Parussa. Benso. Fallo di Benso, 40 pari. Ennesimo stratosferico, ripetitivo, incredibile, 40 pari di questa partita, mamma mia. Partita particolarmente equilibrata, credo almeno 4 se non 5 giochi, ho perso il conto, non me lo sono segnato, 4-5 giochi al 15 secco, secondo vantaggio del 40 pari. La battuta di Pettavino, ricaccia Parussa, il salto Pettavino, Amoretti. Ancora Pettavino, volo Parussa, volo anche per Pettavino, abbassa questo pallone, la palla passa, ferma Moretti, una caccia sui 50 metri, la prima è sui 50 metri, 7 pari. L'andamento dei giochi, per chi si fosse sintonizzato da poco, se me li ricordo ancora, 2-0 per San Biagio, poi 5 giochi consecutivi per Castagnole e Lanze, che ha dato in vantaggio 5-2, poi 5-3 a fine primo tempo. 3 giochi consecutivi per San Biagio ad inizio ripresa, che è passato in vantaggio 6-5, poi 6 pari, 7-6 per Castagnole, 7 pari. Adesso vedremo chi staccherà. Ma cosa hai chiamato? Devi Cianesi, la caccia che viene messa sui 30-32 metri. C'è il cambio di campo, due battute di Parussa, ecco la prima, Aimo, ancora Pettavino e la spunta Vincenti, la spunta Michele Vincenti su questo pallone tutt'altro che facile, bravo Michele Vincenti che poi viene ad abbracciare il suo capitano, grandissimo pallone di Michele Vincenti che porta in vantaggio l'Araldica Castagnole Lanze, 40-30, tra l'altro non l'abbiamo detto ma ne avevamo parlato nella scorsa stagione, Michele Vincenti che dall'anno scorso deve fare i conti con problemi alla vista, tant'è che sta giocando per la prima volta quest'anno con gli occhiali e indossa questa sera il cappellino anche di notte proprio per togliere un po' di questi riflessi agli occhiali, la sua prima partita in notturna con gli occhiali e quindi ha deciso di utilizzare il cappellino per ripararsi un po' dai riflessi. Ma giochiamoci questa caccia, caccia sui 30 metri, ricaccia Pettavino sulla battuta di Parussa che colpisce ancora, gioca molto bene questo pallone lì verso il muro, non ci arriva più nessuno e passa in vantaggio, sorpasso contro sorpasso dell'Araldica Castagnole Lanze che va in vantaggio 8-7 con l'Acqua San Bernardo San Biagio. La battuta di Parussa. Commette fallo Davide Amoretti, 15-0 per San Biagio. La battuta di Parussa. Palla che tocca la rete, al salto Pettavino, Vincenti, Benso,
ferma sui 35 metri a Moretti. Altra battuta di Parussa. Battuta al largo. Palla che va in intra, palla che va in intra. 15 pari. La battuta di Parussa. Palla che tocca la rete, al salto Benso, volo Parussa, Giraudo, caccia ai 33 metri. 8-7 per l'Araldica Castelnuovo Le Lanze, 15 pari, 3 cacce messe, ce le giocheremo. No. La battuta di Parussa, volo, gran risposta di Pettavino, ancora Parussa, ancora Pettavino al salto, volo Parussa, la palla passa, ferma poi Benso, la caccia al mezzo, cambio campo. La prima caccia è intorno ai 30 metri, la battuta è quella di Andrea Pettavino. 15 pari dicevamo, quindi vediamo chi passa in vantaggio con questa battuta del capitano di casa, non molto profonda, può approfittarne Parussa con questo ricaccio, viene indietro Pettavino dai 10 metri e poi è... Bravo Pita! E poi non ce la fanno i castagnolesi a prendere questa caccia, l'arbitro gira il bastone verso San Biagio, San Biagio che va in vantaggio 30-15. La seconda caccia è sempre lì, siamo sempre intorno ai 30 metri dove si posiziona l'arbitro che è Bruno Grasso di Santo Stefano Belbo con Davide Grosso di Chiusapesio. A segnare la caccia Thomas Calandri. La battuta di Pettavino. Parussa. Ci sta il doppio Andrea Giraudo, la palla viene fermata davanti alla caccia, 40-15. San Biagio che non vuole assolutamente mollare la presa e andare al 17° gioco, all'ultimo gioco a disposizione in questa serata. Se così fosse, su 4 dirette di quest'anno, 3 l'avremmo fatta al 17° gioco. Parussa, Pettavino, ancora Parussa. Girerà dentro questo pallone, non più di tanto, ancora Pettavino. E ancora Parussa. Al distacco Pettavino, bellissimo questo colpo, meraviglioso. Ma prova! E ancora... Ancora Parussa e poi Benson non riesce ad intercettare questo pallone, la palla passa, 40-30 per San Biagio. Andiamo a mettere una caccia. Tra ieri e oggi si stanno giocando naturalmente anche le altre partite di Serie A, Serie B, Serie C1, vi do un po' di risultati per chi magari si fosse sintonizzato da poco e non ha ancora guardato il nostro sito internet www.losferisterio.it. intanto che Pettavino batte questo pallone, ricaccia Moretti, chiedono fallo i castagnolesi ma l'arbitro segna la caccia sui 40 metri. Cambio campo, Giraudo, ci arriva ancora Parussa e poi la spunta Benso lì in mezzo. E si va sull'8 pari, 8 pari, 23-40 di questo sabato 29 aprile, ultimo gioco a disposizione, 3 ore e 10 minuti. Dicevo gli altri risultati, in Serie C1 il Gottasecca ha vinto a Caraglio 9-4, in Serie C2 il Monastero Dronero ha vinto 9-8 con la San Leonardo. Tanto che Parussa batte questo pallone, ricaccia Pettavino. Ancora Parussa al volo. Mamma mia come gli è andato via questo pallone.
Pettavino a Moretti. Commettono fallo, commettono falli, fallo in San Biagio con un doppio tocco ravvicinato, 15-0 per Castagnole delle Lanze. Ma tanto fallo è con l'arbitro finisce. Vi do ancora due risultati di Under 21, campionato cominciato oggi. Il centro incontro è stato sconfitto in casa dalla Pro Paschese 9-4. La Bormidese ha battuto il Gotta Secca 9-6. E poi in Serie C1 l'Imperiese ha battuto Pieve di Teco, altro derby ligure, 9-0. Questa è l'ultima partita che si sta giocando in questa giornata. Tra poco vi daremo il risultato finale, seguiteci fino alla fine. Parussa e poi Andrea Giraudo, altra intra del terzino al muro del San Biagio, 8 pari, 15 pari. La battuta di Parussa. Pettavino, ancora Parussa, Aimo, Parussa, Pettavino, ancora Parussa, la palla esce lì sui 32 metri. Grandissima reazione di Pettavino in questo finale di partita. 8 pari, 15 pari, due cacce le abbiamo posizionate, vediamo se metteremo anche la terza. La battuta di Parussa. Pettavino, bianco, caccia lassù in cima, c'è il... No, è seconda caccia, no? C'è ancora una da mettere, c'è ancora una da mettere, sì. Allora ne abbiamo una qua sui 30 e una lassù in cima. Che... Pettavino, Vincenti, altra caccia lassù in cima. Secco. La battuta di Pettavino. Amoretti. Pettavino che piazza benissimo questo pallone. Pettavino piazza. Si è proprio visto come ha guardato il pallone. Ha guardato pallone, il varco tra i giocatori avversari e l'ha giocato lì in mezzo. L'ha piazzato dove non c'era nessuno, andando in vantaggio 30-15. Grande giocatore Andrea Pettavino, lo è stato in questi ultimi anni nel campionato cadetto, ma sta dimostrando in questo inizio di stagione di meritare il ritorno in Serie A. Caccia lassù in cima, qui Pettavino deve veramente sfoderare un colpo spettacolare, gioca verso il muro, chiede la palla a Parussa. E ci sta al secondo rimbalzo, 30 pari. Ancora una caccia lassù in cima. Beh, potrebbe essere la previsione del 40-30 per Castagnole, dovrei imbroccarla, eh? Ma non è detto. Forza Efile, forza! Seguiamo la battuta del capitano dell'Acqua San Bernardo San Biagio. La caccia è intorno ai 65 metri. Volo Parussa. E guarda, 40-30 per l'Acqua San Bernardo San Biagio. Sbagliato in pieno, erroraccio di Enrico Parussa su questo pallone. Pesantissimo match ball per l'Acqua San Bernardo San Biagio. 40-30, 8 pari, 40-30, sono pronti i tifosi dello Sferisterio di casa ad esultare. Seguiamo la battuta di Pettavino, ben battuto questo pallone, ricaccia Parussa, gioca a largo, ferma Bianco, caccia sui 30 metri. Caccia sui 32 metri, la battuta di Parussa, match ball per l'Acqua San Bernardo San Biagio, in vantaggio 40-30 sull'8 pari. La battuta di Parussa, ben battuto questo pallone, ricaccia Pettavino, non ricaccia bene, 40 pari.
40 pari, non è ancora finito. 8 pari, 40 pari alle 23.49 di questo sabato 29 aprile. 3 ore e 20 minuti di gioco. Palla che tocca la rete, Pettavino, Amoretti, la palla passa, caccia sugli 80 metri. Intanto che Parussa si prepara a battere il secondo pallone, vi ricordo mercoledì 3 maggio, quindi fra pochi giorni alle 20.30 saremo a Dogliani per seguire la partita tra Virtus Langhe e nuovamente l'Acqua San Bernardo San Biagio. La battuta di Parussa, volo Pettavino, Amoretti di braccialetto, Benso, ancora Amoretti, stavolta è Pettavino, Amoretti, gioca a largo, ancora Pettavino, non è ancora finita, e poi Pettavino che manda questa palla in fallo a largo, e match ball capovolto dai due match ball per l'Acqua San Bernardo San Biagio. Adesso andiamo a vivere insieme il match ball per Radica Castagnole Danze. 23.52 in diretta da San Biagio, potrebbe essere l'ultimo pallone di questa partita. La battuta di Pettavino e finisce qua, finisce qui, finisce con questo fallo di mezzo per in battuta di Andrea Pettavino, e finisce con la vittoria della Raldica Castagnole Danze, che conquista così il terzo punto e aggancia momentaneamente in testa alla classifica Marchisio Nocciole Cortemiglia e Pallapugno Albesa a quota 3, quindi 3 vittorie su 4 partite giocate per la Raldica Castagnole Danze, che vince, che espugna lo Sferisterio di San Biagio Mondovì